E ciao a tutti ragazzi, oggi dopo tanto tempo faccio un video dove mi sentirete parlare, faccio un gameplay, come si dice walkthrough, di questo gioco che penso che molti, spero, penso, lo conosciate, è Dark Cloud e niente. Era tanto tempo che non ci giocavo, penso ci ho giocato l'ultima volta per la PlayStation 4, sì, perché avevo preso la remaster. Però non lo so, poi l'ho lasciato un po' perdere, forse perché in quel periodo giocavo ad altri giochi tipo Tomb Raider. E niente, mi ho detto adesso lo faccio, così vediamo un po' se mi dà la stessa impressione che mi ha dato un po' di tempo fa, parlo quando avevo, mi ricordo, forse 12-13 anni, quando ci ho giocato la primissima volta. Non mi è mai dispiaciuto come storia, cioè non mi è dispiaciuta come storia, anche se all'epoca io ci ho giocato la prima volta con una demo e mi era molto piaciuto, veramente tanto, solo che quel periodo lì i miei non me li compravano tanti giochi, perché noi eravamo tre fratelli, eravamo nel senso che poi le strade sono un po' divise, vabbè, discorso a parte. E niente, studiamo il nome. Light. Allora, io sto giocando con la versione con la versione del sì, per la PlayStation 2 ovviamente, e col PCSX la versione 1.7.0, vabbè. Al momento mi sembra che è l'unica che hanno rilasciato. Allora, le impostazioni grafiche sono molto elevate, infatti come vedrete, e volevo fare anche un video dove praticamente spiegavo come mettere le configurazioni tipo 4K col 60 fps, perché allora, dovrebbe essere 60 fps, dovrebbe. Ma 60 fps è inteso per il settaggio che uno va a mettere, perché in realtà ovviamente questi giochi non hanno i 60 fps. Non ho mai capito come mai non l'hanno doppiato questo gioco, ma poteva essere anche carino. Ho capito la scelta del non doppiare. Qua stanno evocando un bel mostrone. Carina questa musica sottofondo. Se vi piacerà il video, ragazzi, per favore mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ogni tanto comparirà sul video ovviamente il cliccare mi piace, iscriversi e soprattutto la campanellina, schiacciate la campanellina. Non sono molto bravo a parlare, nel senso sono molto acerbo in queste cose qui. Però
quindi si è sentito ogni tanto minuti di silenzio, perché non so effettivamente cosa dire finché non si gioca, finché... Adesso questa è la intro. Se avete dei consigli da darmi anche nei prossimi giochi, se vi fa piacere vedere un tipo di gioco, un tipo di un titolo diverso, commentate pure tranquillamente. Quindi sono ben accetti tutti i tipi di consigli. Abbiate pietà di me. Non mi insultate. So che faccio abbastanza, non voglio dire quella parola, ci a parlare. Non sono un professionista, gioco perché mi piace, non lo faccio perché sono bravo, bravissimo, faccio delle cose spettacolari come altre persone. Mi piace solo giocare, punto. Questo si è magnato, mi fa molto piacere. Questo sembra una sorta di Majin Buu. Insomma, mi ricorda molto Majin Buu. Se qualcuno mi dirà, ah, ma sai, forse i creatori sono gli stessi di Dragon Ball, non lo so, non credo. E... io registro tra l'altro con il programma di GeForce Experian, può essere, sì. Mi trovo molto bene perché inizialmente registravo con il gato, però sinceramente non mi sono trovato bene per la registrazione su PC, quindi per fortuna che la scheda video, io uso una scheda video la 2080 Super della MSI. Molto buona, ancora è una di quelle schede che ti dà abbastanza delle buone prestazioni. Bello questo gioco, mi piace, soprattutto perché devi costruire un po' la città, tra virgolette costruire. Una volta che trovi... adesso vado un po' a memoria. Devi andare a trovare queste dentro gli scrigni o dentro le sfere, i pezzi della città, della cittadina. Molto carino, questa cosa mi aveva molto colpito. Dark Cloud 2 non l'ho mai giocato, mi sembra proprio di no. No, l'ho provato forse, perché anche quello l'avevo preso tramite... all'epoca tramite la PlayStation 4, però non ci ho mai giocato. L'avevo scaricato, ma non ci ho mai giocato. Ecco. Sì, somiglia troppissimo al Majin Buu. A me piaceva un sacco Majin Buu, cioè proprio era uno di quei personaggi che adoravo. La forma cicciotta, no, la forma, le altre forme, non mi ricordo, 2 o 3 forme, cioè, quella cicciotta mi piaceva. Era anche tenero, perché poi ti... che voleva sempre le caramelle, mi ricordo. Non sono un appassionato di Dragon Ball, assolutamente. Lo guardavo, perché i miei fratelli lo guardavano, ma... non sono un grande appassionato, un grande fan di Dragon Ball. Guardo altri generi a livello di anime. Riesci a sentirmi? Apri gli occhi. Sveglia. Ehi. Ecco.
Ecco, il genio delle tartarughe arrivò. Salve, sono il re degli spiriti, sono l'essere che racchiude in sé tutti gli spiriti della natura. Ascolta bene, è successa una cosa grave. Gli uomini, accecati dall'avidità, hanno riportato in vita il demonio nero. Nero. Un demonio molto scaltro, il suo potere è così forte da poter distruggere il mondo intero. Lo hai visto? Il tuo villaggio è stato distrutto proprio davanti ai tuoi occhi. E il tuo villaggio non è stato il solo. In un attimo molti villaggi e città sono stati resi al suolo. In pochi istanti metà del mondo è scomparsa. Che disagio. Mi ha pure la ragazzetta, si è fatto fuori. Devono essere stati... sì. Ma è un demone nero, cioè quello è viola. Vabbè. Purtroppo però noi con i nostri poteri non possiamo sconfiggere. Quando mai? Un povero ragazzino. Ragazzo di te, una forte. Ecco. Gentilissimo. Che figo. Allora, sorpreso. Atlamilia è una pietra dei poteri magici. Dai, non fare quella faccia, ora ti spiego. Attento che ora per un istante diventerà l'immunesis, ma potrebbe abbagliarti. Ecco. Madonna. Riconosci questo posto? Beh, lo conosce. Qualcosa ancora c'è rimasto. Dai, con l'aiuto di quella pietra potrei farlo tornare come era prima. Ok. Vedi, poco prima che il villaggio fosse distrutto dal genio, io ho salvato le persone, gli edifici. Ah, ok. Sì, l'ha fatta diventare delle palle. Atla, prima che si renda conto che non è così. Porta indietro ciò che ha richiuso nell'Atla assorbendo con l'alto mille. Va bene. Sì, sì, qua più o meno. Mi ricordo. Dai, mi sembra che tu non capisca nemmeno una parola. Beh, può essere. Vabbè, ti darò un'altra lezione quando avrai la prima Atla. A presto. Ecco. No. Però lasciano le mani un ragazzino. Il destino del mondo. Cioè del mondo. Della città in questo contesto. Light, le senti? Non sento niente. Sto invocando il tuo aiuto. Ma tutto lui deve fare, poraccio. Comunque l'indizio per sconfiggere. Oh sì, vabbè, andiamo, dai. Incomincia la tua avventura. Vai alla casa del capo del villaggio, lui ti dirà che cosa fare, ecco. Nolun. Bellissimo nome per una città. Ok, andiamo. E cominciamo l'avventura, ragazzi. Dai, muoviti. Infatti, se notate, va anche un po' più veloce, perché proprio con il setting della PCSX, del PCSX, sì, non grazie a te, sicuro. E niente. Infatti se notate è un po' più veloce perché per aumentare un po' i FPS, perché mi dava il di default è 55. Quindi lo vedrete un po' più veloce del normale il gioco. Anche perché è lento, ragazzi, come gioco. Dran non ci abbandonerà, sono sicuro che ci aiuterà. Divino Dran, informa il Dran dell'accaduto. E ok, questa causa, se fosse già dove. Mi sembra che vi sia qualcosa di diverso in quella caverna, sii prudente. Ok. Questa è la chiave della caverna. Che bello. Nella tua borsa gli oggetti di cui potrai aver bisogno.
strafare, se è troppo pericoloso torna qui, ti procuro altri rifornimenti. Da dove li prendi? Vabbè. Ah, qua c'è un verme, io mi ricordo perché ho fatto una prova prima di registrare. Che bello, un verme cobaleno, rainbow, che carino. Saliamo su, vediamo cosa c'è, c'è qualcosa? C'è il bagno, quel letto. C'è nient'altro? Mi ricordavo che c'era... No, mamma, forse più là. Vabbè, andiamo. Ecco, qua una cosa che mi dava fastidio, un pezzo che face, che mi ricordo, dove era? No, quella no, è quella. E c'era tipo le armi, se non le curavi, non le riparavi, ti fottevi e rimanevi senza. Rimanevi senza ed era un casino. Comunque va. 2, 4, 8 sfere. Bene. Bisogna prenderle tutte 8. Adesso sa fare di tutto, sanno combattere, sanno fare di tutto sti ragazzini. Cioè io alla loro età proprio zero. Si fa sul secco, no? Non potevi prendere tutte le tue sfere, no? No, ecco. Il tuo primo obiettivo è conquistare la lugubre... sì. Visto che sei un principiante, grazie. Io come combattere i labirinti. Prima di tutto, per passare al piano successivo, devi acquisire la chiave per poter aprire la porta. Beh, ovvio. Ogni labirinto ha la sua chiave di accesso. Sì, che infatti sempre con i mostri, ogni mostro, cioè ogni piano un mostro che ha questa cavolo di chiave. Puoi dimenticare il mostro, ok. Ok, per ritornare in superficie di telepatia con me, riesco a parlare con la mente, ecco. Sì, perché qua comunque mi ricordo che era un po' difficile, non è proprio facilissimo come gioco, almeno che io mi ricordo, ma... Ok, anche entrare in telepatia come quando attraversi il cancello. Successiva del labirinto, quando torni nel labirinto puoi ricominciare dal nuovo livello senza preoccuparti di perdere i tuoi progressi. Ora veniamo alle armi. Ecco, la prima cosa che devi sapere è che le armi si possono rompere, che più questa si usa finché non si rompe una volta. Ecco, per impedire che le armi si rompano usa l'oggetto polvere riparatrice. Questo è anipidia. Più utilizzi un'arma riparandola. Ok. Eh beh, ovvio. Certo, devi nasconderle perché non potevi tenerle lì così, no? Bagongo, lascio un povero pirla. Boh, noi cominciamo l'avventura, raga. Ecco. Madonna, già così. Questi si avvelenano. Eccolo, una palla. Cosa c'è dentro? Ho già preso una casa, la casa di Macho, non Macho Capotondo, ma Macho. Sì, muoviti però. Una bomba. Finito, fu. Andiamo avanti. Mm-hmm.
sta roba? Una trappola? Non mi ricordo. Ah, l'energia. Poi c'era una gatta che io mi ricordo. Qua dovevo comunque ti ricarica la vita. Tutte queste palline. Gli alberi. Vediamo questa è porta. Ma no. Cioccolatine, che ne fa? Dove va? Ah, la chiave. Dovrebbe questo aiutarti. Cioè, ce la faccio a parlare. Ecco, mi ha avvelenato. Avvelenato lui. Una mappa. Guarda che lo do. All'acqua, dentro l'acqua dovrebbe. Ah no, il veleno però rimane. Vediamo. C'è qualcosa contro il veleno. Usiamo dopo. Bravo. Andiamo. Tanto li posso mettere anche lì, in quelle sacchette là sopra. Ecco. Ecco, di nuovo allenato, ma l'offio che sei però, Ma vieni qua, stronzo. Scusate. Lampada. Bene. Troverò qualcosa per il veleno. Polvere di cambio. Allora. È pungente, grazie. Dovrebbe esserci anche delle cose che ti fanno... Scusate, ma... Completo. Posso potenziare. Cosa faccio? Potenziare. Potenziamo. La ripariamo, va? No, mi ha già avvelenato l'occhio. Poca vita. Tutto veleno di M. Fare avanti e indietro perché non ci voglio adesso di usare gli oggetti. Faccio arrivare anche.
Ah, ho capito, quindi ogni volta che quella barra sotto la, diciamo, vita dell'arma la posso potenziare. Oh, mamma mia. Sì, ma qua c'è un botto di vita. Cosa c'è? Ma non c'è niente contro il veleno. Speciale, che fa sta acqua speciale? Si toglie la sete. Mi interessa. C'è niente. Lo farò mangiare per un po'. Solo una roba, cioè, di per il veleno. Ah, qua serve però il... come si chiama? Tipo la benzina, mi sembra. O un'altra cosa per farlo partire. Una roba del genere. Mi fa piacere che comunque non c'è... non ho trovato un oggetto per il veleno. Bene. Cortana che ogni tanto si attiva, quindi non so il perché devo disattivare sicuramente il... devo disattivare il comando vocale. Torno in città temporaneamente perché non ho niente per il veleno. Così faccio che mettere anche la casa di Macho. Macho? Cos'è cambia? Cos'è? Ah sì, c'è il becio. Questo continua andare avanti. Ah, così sei riuscito a ritornare con l'altra. Molto bene, allora, come promesso ti insegno alcune cose. Per attivare i pezzi racchiusi nell'altra devi toccarli con la mano sinistra dove possiede il potere dell'altra. Là. Sì, sì, qua praticamente ti spiega come rimettere in città le, i palazzi, cioè i palazzi, le casette, le robe, eccetera. Facciamo avanti indietro, sì. Ci puoi effettuare indietro le cose. Allora, questa è la tua missione in quanto è te. Ah sì, vabbè, abbiamo capito che io devo fare tutto. Sì. Ah, però prima devo mettere le cose. Oh, finalmente si è fermato. Se rimani bloccato uso questo. Cioè, ha pensato proprio a tutto sto vecchio. Ok, andiamo, andiamo, dai, su. Vai, vai, come fai? Un cavolo fai. Allora, apriamo. Dovrebbe essere questo. Questa è la casa di Macho. Mettiamo questo. Disponibile. Mettiamo la bu. Mettiamola qua, dai. Ah, così proprio, veloce. Ci sarà Macho? Uh-huh.
Sì, perché in questo giorno c'è il giorno 1, il giorno 2. Sa che dopo un tot di giorni, se non vado errato, poi finisce il gioco. Vorrei dire una cavolata, però mi pare una cosa del genere. Almeno se toglie, bene, contento. Tanto mettiamo queste cose qua che non si sa mai. Ma io non posso già incastonare accessori. Cioè lungo il video, però tipo un 40 minuti a video, dipende quante parti poi saranno. Adesso incontra la gattina, che questa qua poi tra l'altro è un alleato. C'è la fionda, questa qua, questa me la ricordo. Mi ricordo quanti saranno più o meno i personaggi. Casa. È tranquillo come gioco, devo dire, non è una cosa... niente da dire su Final Fantasy, premetto. Però... che c'ha? Ah, sì. Ah, ce l'ho la polvere riparatrice? Non ce l'ho! Come faccio? Cioè, non c'è una polvere riparatrice? Casino se non la trovo. Cioè che devo ritornare in superficie. Se non la trovo. No, comunque dicevo. No, come gioco è abbastanza tranquillo alla fine. Molto... come si può dire? Mi è la parola. Ah sì. Com'è che si fanno a usare? Ah ok, così. Molto fluido, si può dire fluido, sì. Non
qualcosa che adesso viene solo da... Che serve il cristallo magico? Non me ne porto più. Cristallo magico. Boh. Qua ci sono troppi mo... Ah, il cristallo magico ti dice dove sono i mostri. Pirla. No, devo ritornare sopra. Devo ritornare sopra, torna in città. Devo tornare sopra perché devo prendere degli oggetti. Per riparare l'arma. Ma dove piglio? Ragazzi, non mi ricordo. Perché quello dice che ti dai rifornimenti, ma quando mai? No, non va qua. Ah, ma avevo pure questa. Ma che... Non va neanche qua. Io la metto qua vicino. No, mettiamolo qua, ma... C'è qualcosa? Di solito ti danno qualcosa, non lo so. Ma non va la telecamera? Ah. Ok, va. Dovrebbe venire per combattere, come questa regola di vita, vero? Cosa, non dimenticare di allargare la mia stanza, metti fuori il bilanciere. Ok. Ok, vediamo se... Okay. È questa. Oh. Però il bilanciere non c'è... Ma dov'è che va questo? A dormire, boh. Bilanciere non ce l'ho, ti attacchi. Vediamo se c'è qualcosa dentro. Non mi ricordo. Ok, ah sì, c'è un cavolo. Sono solo la camera in più. Dove li prendo gli oggetti? Più a quella ha detto torna a casa. Proviamo. Ti ho riempito la posta di oggetti e sei prudente. Ok, ma io sono prudente, cioè non è che i mostri sono così. Posso mettere qua... Ah, ma elemento sacro, effetto sui mostri volanti. Ma sì, visto che ci sono i pipistrelli di M. Ok. Vediamo se me ne dà ancora. Ok, me l'ha ridata. Cosa che mi ha dato? Polvere riparatrice. Ok. Non mi ricordo, ma cosa serve questa? Ok, andiamo avanti. Faccio ancora questo livello, poi stacco, finisco questa parte qui. Ma io vai al labirinto, piuttosto. Madonna, come sono. Caverna di Dendraino. Me ne rimangono ancora due. Due balle, due balls, two balls. E poi abbiamo finito anche questo piano. Oddio, tutto da rifare. No, raga. No, ma perché? Ecco. Come mai?
non ha detto che i progressi rimanevano invariati, quel vecchio di N. Vabbè. È un gonfio. La sete... Com'è che si fanno usare questi? Ah, così, ok. Siamo tutti a posto. Col quadrato, ok, con le freccette e poi il quadrato, ok, perfetto. Usiamo già la chiave. C'è niente però. Sfera 1 è lì su, dove c'è il punto interrogativo. Un mostro, uno scrigno. Andiamo. Non è che questi scrigni ti diano chissà che. Un pesciolino carino lui. Lanciare, ecco, io la qua. Se si pistrelli li odio. Ecco. Per l'appunto. Ma non ce l'ho, vero? No, vedi, me l'ha tolta. Da lordo. Dopo devo informarmi a cosa fa questa spina, perché non ci ho capito molto. Una patata? No, torta di patata. Quella è una torta? Boh. Non ci ho capito niente nella vita. Non è una torta, a me sembra più una patata. No, devo già riparare l'arma, sono contentissimo. Posso anche potenziarla, tra l'altro. Potenziamo, ah, non si può. Ah, si può. Cosa ho fatto? Ho sbagliato. Ho messo i due oggetti, raga. Ho fatto bene. Si vede che proprio sono una schiappa, eh. Vabbè, non importa. Ma chi se ne frega. Prima devo andare a bere, ragazzi, poi vi affronto tranquillamente. Vai, muori. Oh, che bello. Allora, c'è ancora un mostro qua. Che cagata. Ah, scusate la mia essere scurrile, ma ogni tanto mi partono in automatico. Comacio, raga. Vabbè, possiamo andare avanti. Abbiamo aperto tutto. Andiamo avanti. Allora, intanto io vi saluto. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo tutti, tranquilli. Ci sentiamo, o mi sentirete se avrete voglia di vedere la seconda parte.
mettete mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e io vi aspetto al prossimo video e ciao!